Cooperiamo con moltissime associazioni che si occupano di divertimento, di intrattenimento, provenienti ad esempio dai paesi europei come il Regno Unito, ma anche i Paesi Bassi, la Spagna, l'Italia, l'Ungheria, la Romania, la Serbia, eccetera, eccetera. Ad Euromat la mia posizione è quella di responsabile della responsabilità sociale appunto nel gioco. Per noi in Euromat e per tutti i membri la cosa più importante da fare è la responsabilità sociale, quella che viene chiamata in inglese social responsibility, e soprattutto la tutela del bambino e delle persone vulnerabili. Oltre a questo, a Barcellona c'è stato un summit lo scorso anno in occasione del quale abbiamo creato un gruppo di esperti di alto livello che è composto da 6 esperti di alto livello che si occupano proprio di social responsibility, di responsabilità sociale, con lo scopo di promuovere e il compito di promuovere anche e soprattutto di valorizzare tutte le possibilità che sono connesse a quella che è la vera e propria responsabilità sociale. Abbiamo lavorato su dei principi percorribili in stretta cooperazione con degli accademici, degli esperti, degli rappresentanti di questo settore, ma anche esperti della Commissione Europea. E auspichiamo che a breve questi principi potranno essere operativi, avranno un loro valore per tutte le persone che sono coinvolte. Che cosa è importante per me? Cosa vorrei dirvi quest'oggi? Quest'oggi e anche ieri ho partecipato in qualcosa di estremamente poco usuale, devo dire, e sono veramente felice e onorata di aver avuto la possibilità di vedere, toccare con mano che cosa facciamo in Euromat e ciò per cui ci spendiamo anche all'interno dell'associazione di cui faccio parte. I rappresentanti dell'industria molto responsabili nel tentativo di adeguarsi alla regolamentazione, quindi agli aspetti normativi. E quest'oggi la comprensione dei regolatori e dei legislatori che ascoltano proprio la voce degli industriali, ad esempio, tutti quanti che mirano allo stesso obiettivo, ovvero quello di fare in modo che sia possibile creare le migliori basi per i nostri bambini che saranno gli adulti di domani. Signore e signori, vorrei chiedervi gentilmente di darvi e illustrarvi una presentazione che sarà abbastanza breve in preparazione di questo evento. Forse uscirà un po' da quello che è lo scenario, o meglio la tematica di questa conferenza. Si parlerà di contante e non utilizzo di contante nell'Unione Europea, sicuramente qualcosa di interessante e rilevante anche per voi. La conferenza, appunto gli organizzatori mi hanno chiesto di fare questa presentazione, quindi mi atterrò a questa presentazione che sono in procinto di illustrarvi.